Quindi, prima di tutto, cosa che ci tengo moltissimo, le carte possono essere scolate, non ci interessa niente, ma guardate voi stessi la dinamica dell'effetto, perché è incredibile, micidiale. Non vi darete una spiegazione su come può avvenire ciò. Guardate voi stessi. Ora io farò pensare una carta su 10 carte. Chiaramente il numero non posso scegliere io, perché dovrei scegliere lo spettatore. Lanceremo i due dadi. Se viene fuori tipo 2 più 5 fa 7, avrà pensato la settima carta. Quindi, tutto chiaro? Incominciamo a guardare le carte una alla volta. La prima carta. La seconda carta. La terza carta. La quarta carta. La quinta carta. La sesta carta. La settima carta, l'ottava carta, la nona carta, infine l'ultima, la decima carta. Bene, ora lanciamo i dadi e vediamo da 1 a 10 che carta scelgo. 5 più 1, 6. La sesta carta. Quindi noi andiamo a prendere la sesta carta. 1, 2, 3, 4, 5 e la sesta carta. Lasciamo là, tutto il resto sotto non ci interessa. Ora tocca a me a pensare una carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carte anch'io. E senza guardarle, semplicemente penso. Sì, ci sono. Ho già pensato una carta. E la metto anche qui. Tutte carte chiaramente regolari diverse. Tutto regolare diverso. E ora guardate perché reputo questo effetto impressionante. La carta che io ho pensato, e come avete visto solo con la mente perché l'ho messa subito poi in disparte, non c'è stata altra manipolazione, niente, è esattamente la donna di cuori. La carta spettatore l'avete vista voi, io non so niente. Guardate. Trasporto il mio pensiero invertendo le carte, perché voi avete visto la carta. La donna di quadri. Tutto esaminabile.